Ciao ragazzi da Radio Quarantena Viola. Come va la vostra permanenza in casa? Tu cosa dici? Tu? Nessuno mi può rispondere, quindi ve lo dico io. La mia sta andando quasi alla follia, sto quasi impazzendo. Però ecco, almeno c'è YouTube ogni tanto che ci si può smettere di pensare, ci si può sfogare. Siamo io e Zenino qui che ci stiamo un po' sfracassando gli zebedei, però ecco, ho detto, facciamo un Q&A su Instagram con le domande, però poi ho detto no, perché è una cosa rivista, io che mi metto lì a rileggere le domande, a rispondere, e ho detto che palle, no, non si può fare così, bisogna trovare qualcosa di diverso. Allora facciamo un video sulle domande, su ogni singola domanda e mi è piaciuta tanto. E quindi ho detto, accendiamo sta telecamera, tanto Zeno dorme, e facciamo sto video. La prima domanda, quella che veramente mi è piaciuta di più, è i ricordi più belli che hai dello stadio. Allora, i ricordi, questa è una domanda quasi malinconica visto il periodo perché non possiamo andare allo stadio, però mi sono messo a pensare e francamente, cavolo, ce n'è veramente tanti e volevo condividere con voi. Allora, sapete benissimo che la mia vita da 11 anni a questa parte è stata un po' convulsa, no? Prima sono stato a Roma, poi sono andato a Madrid, poi sono andato, cioè per chi mi segue veramente da tanto, l'ha viste tutte. Poi sono andato a Foligno, poi sono tornato a Empoli, poi sono andato a Milano, sono andato a Madrid, poi sono andato a Milano. Insomma, è stata un po' così. Quindi in tutti questi spostamenti ovviamente non potevo fare l'abbonamento. Io mi tenevo compagnia un po' con voi, così guardando le partite. All'estero le guardavo un po' qui invece, sai, un po' tra appunto il club che saluto, il Viola Club di Milano, tra un po' tutti, no? Che noi andavo da un amico, me lo guardavo in casa, insomma. Però ho dei ricordi fantastici dell'infanzia di quando andavo allo stadio. Io sono stato abbonato, ora non mi ricordo per quanti anni, ma per tantissimi anni. Un po' quando andavo alle elementari, poi interruppi perché mio nonno non mi ci poteva più portare. Allora tipo cominciai un po' alle medie, feci un annetto alle medie. Poi interruppi anche lì perché comunque col canottaggio non ce la facevo, andava sempre, non mi potevano portare. E allora poi dopo ricominciai a pieno ritmo per tutto l'anno tutti gli anni del liceo e poi tra l'altro feci anche il primo anno, seppur studiando a Roma nel primo anno universitario, però rifeci l'abbonamento, non ci andavo quasi mai, non ce la facevo quasi mai, però facevo l'abbonamento. Sono stato un po' in Fiesole, sono stato un po' in ferrovia, sono stato un po' in maratona, diciamo l'ho girate un po' tutte. Allora, con mio nonno iniziai in maratona, ovviamente un anziano ti porta a maratona e mi ricordo, se non sbaglio, la prima partita che vidi fu un Fiorentina-Inter ai tempi del Bati, non mi ricordo però quanto finì. La partita però, il più bel ricordo che ho dei tempi più recenti, di quando cominciai a andare da solo, fu proprio la prima in cui potete andare da solo. Quindi andai con un gruppo d'amici, cioè avevo 14 anni, andai con un gruppo d'amici, io stavo a Empoli, presi il trenino con questi 3-4 persone e andammo in ferrovia, perché loro erano abbonati in ferrovia. Poi, questa era tipo la prima o la seconda di campionato, poi decisi di abbonarmi anch'io perché rimasi e dissi, vabbè, i miei genitori non sono mai stati grossi tifosi Viola. Però hanno sempre appoggiato il fatto che io sostenessi la squadra e comunque andassi dietro a questa passione. Quindi poi mi fecero anche l'abbonamento da lì e andai a vedere Fiorentina-Livorno, che fu una roba 3-2 finì. Io in quegli anni lì adoravo Pazzini, non mi chiedete perché, però Pazzini era per me l'idolo e Pazzini fece un gol strepitoso, il gol del 3-2 sotto il diluvio, ragazzi. Io ero talmente emozionato che c'era veramente un diluvio, la palla non rimbalzava, non so come mai l'arbitro non sospese la partita e mi ricordo Brocchi che era incavolato e voleva si sospendesse la partita, però la palla non rimbalzava
E sotto di lui, mi ricordo, fece gol Toni, Jorgensen e Pazzini proprio, il gol del 3-2. Lucarelli fu espulso e tutti a dargli contro. E ecco, Pazzini, io ero talmente emozionato, talmente eccitato, che rimasi fino al 90esimo in ferrovia sotto il diluvio, ma veramente non c'avevo neanche il giallone, non c'avevo neanche la cerata. E quindi no, veramente l'ha presi tutta. Mi ricordo veramente si prese un'acquata disumana, si tornò un treno il giorno dopo, febbre altissima, veramente febbre altissima, che di questo periodo insomma mi sarei anche preoccupato. Ai tempi in 2 o 3 giorni tornai splendente e quello fu un ricordo bellissimo perché veramente fu la prima volta che andai allo stadio con i miei amici e vidi tra l'altro segnare il gol vittoria dal mio idolo che era Pazzini. Bellissimo, bellissimo. Fece un gol esagerato tra l'altro. Poi un altro ricordo bellissimo fu l'anno dopo che mi abbonai in ferrovia perché sempre i miei amici c'avevano l'abbonamento in ferrovia e lo rifecero in ferrovia. Però si andò a trovare i giocatori a fine partita, che se non sbaglio fu contro il Catania, pensa un po' che ti ritrovo, e si andò fuori dallo stadio, dietro l'ingresso, dove i giocatori arrivavano a chiedere gli autografi, le foto no, non ci aveva gli smartphone, quindi autografi, a salutarli. E poi appunto dovevo incontrare Toni, Pazzini, insomma, sempre soprattutto Pazzini, che mi fece impressione perché l'anno prima mi arrivava tipo qui, l'anno dopo mi arrivava, non lo so, veramente era un gigante, quindi mi fece questa impressione, mi ricordo rimasi, dissi ma porca miseria, che gli danno da mangiare questo? E quell'anno lì, insomma, in quel giorno lì trovai un tizio, un tale, che mi ricordo anche il nome, tra l'altro, però non lo posso dire, e mi disse: "Tu sei abbonato in ferrovia?" E io: "Sì." "Lo vuoi scambiare con me che sono in Fiesole?" "Ma come?" Dissi: "Ma che dici?" Cioè, certo, sei impazzito, perché? Dice: "No, perché io ho un gruppo d'amici e voglio andare là, io in Fiesole sono da solo." Io me ne sbattei altamente degli altri miei amici e dissi: "Sì, vai, a posto." A quei tempi non c'era grossi controlli. Mi ricordo che dovetti però fare il cambio di proprietà lo stesso, perché erano i primi tempi, diciamo, di queste un po' menate di cambi, di regolamentazioni, però ecco, non c'era grosse cose. Mi ricordo c'era il suo nome sull'abbonamento e io andavo con un foglio e non mi guardava nessuno, dicendo: "Tizio, cede l'abbonamento a Niccolò Pucci." E poi basta, ecco, la stessa cosa lo fece lui. Da allora feci tutto l'anno in Fiesole e cominciai il mio abbonamento in Fiesole. E ci sono stato fino dal secondo anno di liceo fino al primo anno di università, quindi sono stati 5 anni praticamente. E un ricordo bello ce lo ebbi quell'anno lì, tra l'altro, quando ci fu un Fiorentina-Torino, vinta da noi tra l'altro 5-1, e loro eravamo sotto di 1-0 gol di Rosina, cioè ti ricordo anche questo, mi ricordo anche questo. E ecco ragazzi, mi ricordo, è stato un ricordo bellissimo, perché i tifosi del Torino, non si sa per quale inspiegabile motivo, per ordine pubblico dovettero stare fuori dallo stadio. E dici, ma perché sono gemellati? Non me lo chiedete, quindi un gruppo, se non sbaglio il Marasma, se non sbaglio, però non voglio dire questo è meglio di quest'altro, però un gruppo di ultra della Fiesole rimase fuori dallo stadio e fece entrare loro. Quindi mi trovai accanto un tifoso del Torino che ci si fece amicizia, si fece un'amicizia tremenda, tra l'altro ci si scambiò anche il numero di cellulare, adesso sa di dove andavo, sto lì. E ci scambiamo la sciarpa. Io avevo la mia sciarpa che portai e quindi e lui mi dette la sua. È bellissima, ce l'ho ancora, ora non so dove, però ce l'ho ancora. Un altro, visto a proposito di sciarpa, un altro ricordo bellissimo fu quando presi questa. Questa è veramente la prima sciarpa che ho acquistato allo stadio. Infatti non l'ho mai portata. La metto proprio in delle occasioni d'oro, diciamo nelle notti di Champions, la mettevo, però questa è la prima sciarpa con cui sono andato allo stadio, mi ci portò mio nonno e mi comprò lui questa. Un ricordo veramente, veramente bello.
Un altro ricordo bello fu magari la prima trasferta a Roma, cioè la prima volta che ero, però questo non allo stadio di Firenze, la prima volta che ero a Roma, diciamo quando andavo all'università, la prima volta andai allo stadio e fu bello nel senso che fu strano perché avevo paura perché io dovevo passare praticamente da Roma Nord. E da Roma Nord, quindi da Ponte Milvio, e da lì andare allo stadio, che era effettivamente il percorso ai tempi, adesso non so, però il percorso opposto di quello che facevano invece i tifosi viola. Quindi avevo paura ai chiappanne, cioè fondamentalmente, però fu strano e fu bello allo stesso tempo perché nessuno in realtà mi fece nulla, mi disse nulla, io si vedeva, cioè avevo la sciarpa, anche se cercavo di nasconderla, c'avevo sotto la maglietta della Fiorentina, lo vedevano, però non mi hanno detto niente. E poi un altro ricordo bellissimo, l'ultimo, poi concludo, poi scrivete voi quali sono i vostri ricordi, è quando portai mia mamma allo stadio. Ecco, quello fu una soddisfazione personale in realtà, perché come dicevo prima, i miei genitori non hanno mai apprezzato lo stadio, non hanno mai apprezzato non lo stadio, scusate, il calcio in generale, tant'è che io da bambino appunto cominciai a canottaggio proprio perché loro non è che erano contrari, però preferivano e facessi altri sport, ecco, del calcio. E tra l'altro portare mia mamma, ecco, allo stadio, tra l'altro quella partita lì fu contro la Sampdoria, si pareggiò 2-2, mi ricordo che fece gol Bobone Vieri e loro ci fecero il gol all'ultimo perché si vinceva 2-1. Appunto con gol di Bobo, poi ci pareggiarono loro alla fine, però fu una soddisfazione, ero felice lo stesso anche se c'era comunque questo amaro perché avevo portato mia mamma che non era mai stata allo stadio, non aveva mai visto una partita di calcio in vita sua e mai avrei pensato che sarebbe mai venuta con me allo stadio, quindi quello fu un bel ricordo, anche se poi la partita andò così e così. Vabbè ragazzi, scrivetemi invece voi quali sono i vostri ricordi? Ormai siamo in questa sezione Amarcord della Fiorentina. E i vostri ricordi più belli allo stadio e di Firenze o fuori da Firenze, ecco. Mi fa piacere, vi leggo tutti e poi insomma, tanto ci si sente in. Se avete altre domande alle quali posso rispondere, fare proprio un video completo, scrivetela e io cercherò di rispondere. Forza Viola, ragazzi, stiamo uniti.